Bene, due piccoli trucchi su Automatic 111. Ora, questo Automatic 111 l'ho lanciato e normalmente lui dice un errore perché non trova XFormers. Per ovviare a questo, quindi per fargli caricare effettivamente la libreria XFormers, occorre andare nel file dove l'avete installato, quindi siete su Stable Diffusion, nel mio caso 151, e andare a modificare il web UI user bat. Questo fate edit, ci avete probabilmente un editor, e andate ad aggiungere, come ho fatto io, meno meno xformers. Lo scrivete meno meno xformers, poi salvate e quindi rilanciate. E a questo punto ottenete il fatto che si lancia con xformers. Questo è il primissimo trucco. Secondo trucco invece è usare l'upscaling. Allora, per usare l'upscaling occorre specificare un upscaler. Quindi facciamo dall'inizio. Quindi prendiamo, io ho preso Medieval Knight Smiling, diciamo che non vogliamo vedere l'elmo. 512x512, facciamo generare questo, e quindi otteniamo in un tempo sperabilmente accettabile un cavaliere medievale. Ok, quindi mettiamo anche armature. L'idea è quella di non vedere, cioè di vedere il viso. Al limite adesso gli aggiungeremo nel prompt positivo anche il viso. Ok, va bene. Supponiamo per quello che vale, insomma, non è niente di particolare, però questo qui è il nostro. Ecco, dicevamo, questo è il nostro cavaliere, bruttino. Facciamo apri immagine un'altra scheda, andiamo a vedere. Effettivamente, vedete che è un'immagine 512x512, piccoletta. Allora, cosa facciamo? Andiamo nel nostro automatico 111, facciamo un send to extras. E sul send to extra, dove abbiamo questa immagine, ci accertiamo di avere un upscaler less than 4x, che l'ho messo. Eventualmente, se ve lo mettete per la prima volta, ve lo caricherà da internet. E poi gli dite resize a 4, in modo tale da quadruplicarlo. E poi gli fate il generate. Quindi il generate, cosa succede? Praticamente prende questa immagine e cerca di amplificarla. Ok, questa. Quindi per vedere se effettivamente è amplificata, fate apri immagine una nuova scheda e vedete, questa era la vecchia 512, questa è la nuova che è amplificata un pochino meglio. Questo è uno dei metodi per amplificarla. Infine, terzo trucco, avete visto che gli occhi non erano il massimo che avevamo visto, però se noi mettiamo il GFP Gun Visibility, lo mettiamo al massimo 1, mettiamo CodeFormer al massimo tendenzialmente tipo questo 0,9890, e CodeFormer, questo qui in teoria lo dicono minimo 0, si dovrebbe ottenere anche l'effetto che vedete qua, cioè praticamente lo facciamo al generate e praticamente otteniamo l'aggiustamento anche degli occhi. Vedete che gli occhi sono meglio. E se facciamo apri immagine in nuova scena, vedete che ha aggiustato praticamente un po' di cose fra quegli occhi. E quindi questo è notevole ed è una cosa che avevamo fatto vedere Maluccio nel video precedente. Questo è tutto per Automatic 111, per l'uso, diciamo, di base.